Ancora buongiorno amici di Ante, dopo aver parlato con l'assessore Baiocchi abbiamo dei rappresentanti, anche perché era un nostro cruccio oggi parlare di quelli che sono i problemi attuali che riguardano il nostro territorio. Per le mareggiate abbiamo i TB Italia, Giuseppe Ricci e Torino Capiccioni, e per quanto riguarda la sanità abbiamo Benito Rossi di Orgoglio Civico. Allora entriamo subito nel dettaglio, anche perché il problema invece viabilità la curremo la settimana prossima, perché manca l'interlocutore. Giuseppe, avete stretto a breve questa storia della Bolkestad e Compagnia Bella per quello che riguarda queste cose che quotidianamente cambiano. Poi dopo parliamo anche delle mareggiate, perché come dicevo prima dell'intervista, attualmente quello che forse è il dato maggiore, più eclatante per la nostra riviera, è rimpinguare le scogliere messe anni fa, però col fatto che i mari mano a mano si sollevano e le scogliere non sono più attinenti. Vai. Io invece vorrei dare un po' a tutti i balneari questa brutta notizia, insomma, è una notizia che io da sempre cerco di far capire ai balneari che non è il momento di starsene a casa, visto che adesso abbiamo smesso il nostro lavoro, parte la preoccupazione delle mareggiate, ma adesso potremmo veramente organizzarci per andare a sollecitare, e magari facendolo andando a Montecitorio, in piazza Montecitorio, tutti i balneari, perché con quello che come si è pronunciata la Corte di Giustizia, c'è stata una sentenza di un giudice, proprio ieri sera ho raccolto questo documento e l'ho pubblicato, dove praticamente ha dei forti dubbi sulla legittimità della proroga al 2033. Io l'ho sempre detto un po', perché effettivamente c'è bisogno di un decreto, un atto, un qualcosa che il governo dovrebbe fare. Quindi io ripeto, ragazzi, qui stiamo rischiando, ma seriamente, va bene, che si rimanga senza nulla da oggi a domani. Io penso che ve lo dico per l'ultima volta, perché io ormai la sono battaglia sfinito. Ormai è alla deriva, sono sfinito, ve lo dico. Dobbiamo organizzarci, andare a Roma tutti insieme per chiedere a questo governo che faccia finalmente un decreto esecutivo, chiamatelo come vuole, un documento che dica ai sindaci, ai comuni, alle regioni: applicate la proroga al 2033, questo slittamento al 2033. Se non lo fate, ragazzi, io non vi posso fare niente. Io sono arrivato al limite, al capolinea. Fate voi. Fammi sentire anche Tonino, che è anch'esso concessionario, quindi diciamo è stata la ciliegia sulla torta, perché dopo tante battaglie, perché Ricci lo sa che io e l'amico Pasquale Bergamaschi lo seguiamo da tanti anni per questa battaglia, però se non c'è qualcuno che prende in mano le difese dei nostri mari, è normale che in Europa ognuno pensa a fare i propri interessi. È un'utopia pensare che San Benedetto da sé possa arrivare a risolvere una situazione che affligge tutta l'Italia. Cioè, noi abbiamo l'ITB qui e a Peppe siamo tutti molto grati per tutto il lavoro che ha fatto fino adesso e quello che farà in seguito. Perché lui dice che è arrivato al capolinea, ma in realtà è difficile che molla. Sì, un duro come lui è un mastino. Fuori discussione. Però ripeto, il discorso riguarda tutta l'Italia, per cui noi ci dovremmo confrontare con quelli di Rimini, che sono il gruppo più folto, più numeroso, e la Toscana, insieme andare a perorare le nostre cause veramente sotto il mio, perché sotto Montecitorio, dove sarà, cioè, che questa voce possa arrivare nel posto giusto per far sentire la nostra voce, far sentire quanto stiamo preoccupati tutti quanti, perché questo è un problema che riguarda noi della categoria, ma riguarda tutta l'Italia, perché insomma questa Bolkestein in pratica ci leverà. E poi tra l'altro lo disse lo stesso signor Bolkestein, precisò che non riguardava le attività balneari, perché noi siamo per lui imprese, giustamente, esatto. Per cui, cioè, noi, questa legge non ci riguardava. Siamo arrivati al colmo,
c'è ancora qualcuno che crede che mandando all'asta le concessioni si risolva un problema che in realtà non esiste. Esatto. Hanno creato ad arte questo gioco, ma tutte le nazioni in Europa hanno risolto i problemi loro. Vabbè, cioè, tranne questo, noi. Questo purtroppo è il problema dell'Italia. Sì, certo, come no. Io, sì, però voglio altrimenti parliamo solo di questo argomento. Perché io dopo aver fatto almeno 20 anni di presidenza nazionale nei vari carrozzoni, e sempre sono stato all'apice di questo sindacato, alla fine abbiamo deciso di fare l'ITB Italia. Bene, da quel momento io non capisco più niente. Sono diventato un rimbambito secondo i concessionari di spiaggia e alcuni rappresentanti di categoria. Questo mi dispiace veramente. Scusa, volevo solo perché sono un presidente nazionale di categoria. E non te lo meriti. Vorrei un attimino adesso. Parliamo di sanità anche perché i crediti ospiti qualche settimana fa sono venuti e Salviamo Madonna del Soccorso, il dottor Baiocchi e la consigliera Rosaria Falco, e tempo fa venne anche l'amico Benito Rossi di Orgoglio Civico insieme all'avvocato Lo Giacco. È una, diciamo, guerra tra virgolette che noi del territorio stiamo facendo per salvaguardare quel qualcosa che riguarda non solo noi ma la collettività, e in particolar modo, oltre ai residenti, tutti quelle persone che usufruiscono d'estate del nostro territorio. E purtroppo tu mi insegni, anche perché spesso ci mandi qualcosa per quelli che sono i problemi quotidiani, questa voce a chi dovrebbe arrivare o fa finta di non arrivare oppure passa e esce velocemente. A tutt'oggi, anche perché sicuramente avrai saputo che è stato ospite il dottor Maffei, che ha avuto un ruolo importante in regione, all'IRCA e anche all'area vasta, ospite di un'altra emittente insieme al dottor Baiocchi, il quale ha detto che qui prende stiamo a livello trattati da terzo mondo. Ha detto: se volete facciamo anche un convegno pubblico con tutti i relatori, perché io non ho nessun problema di parlare di quella che è la realtà sanitaria regionale. A tutt'oggi il problema è sempre più serio. A tutt'oggi il problema è sempre più serio perché c'è un dato di fondo che non viene assolutamente affrontato dalla Regione. Il dato di fondo è la disapplicazione proprio del decreto Balduzzi, che è semplicissimo, certo, come, diciamo, concetto da capire. Si basa sulla popolazione, si basa sulla domanda. Allora, se questo concetto va applicato su tutto il territorio regionale, altrimenti non è che si può pensare che creiamo ospedali di secondo livello per il nord delle Marche e qua ospedali di primo livello, diciamo, applicando un certo tipo di normativa che non è consona, esatto, proprio al Balduzzi. Questo, esatto, è il dato di fondo. Esatto. Quindi, detto questo, noi a questo punto ci appelliamo a nessun tipo di, come posso dire, nessun tipo di argomento, diciamo, che voglio per forza, insomma, un cambiamento politico, ma bisogna un attimo capire se esistono forze politiche che vogliono cambiare questa benedetta programmazione regionale. Cioè, qual è la forza politica alternativa che vuole ripristinare la normalità? Applichiamo il decreto Balduzzi, perché a noi ci dicono non potete avere un ospedale di secondo livello perché avete una popolazione di un certo tipo di disabitanti. Esatto. Ma se vogliamo a livello politico possiamo tranquillamente accorpare, no? la sur 5, la sur 4, la, certo, sur 3 abbiamo, certo, raggiunto 700-800.000 abitanti. Qual è il problema? Allora, se è un arroccamento politico verso il nord delle Marche, credo che voglia dire questo il dottor Maffei. Allora, se è questo, bisogna andare a cambiare la formazione politica. Perché ma non perché poi dopo chi arriva dopo fa quello che vuole. Noi chiediamo l'applicazione del decreto Balduzzi, che qui si va oltre la questione dell'ospedale unico o i due ospedali. Noi abbiamo sempre sostenuto, teniamoci due ospedali, li organizziamo i due ospedali e ragioniamo sulla sostanza degli ospedali. Esatto. Okay? Noi abbiamo sempre sostenuto che un accidente vascolare va trattato in urgenza in questa zona. Perché devo fare 100 km e poi mi mette l'elicottero, il doppio elicottero? Esatto. Allora, creiamo un ospedale di secondo livello e lo trattiamo qua.
Poi l'intervento di elezione io possa sceglierlo in tutta Italia, ma l'attacco, diciamo, in emergenza va garantito nell'immediatezza. Questo è un po' l'argomento, diciamo, in testa alla questione, che non abbiamo risposte. Solo fazioni, oggi governa un potere regionale del Nord Marche maggiormente forse rappresentato. Mi sarei aspettato, ma lo dico con molta tranquillità, maggiore lotta da parte del consigliere Urbinati, essendo di questa zona. Io difatti mi hai tolto di bocca questa cosa, scusami che ti interrompo 10 secondi, cioè questi politici che, diciamo, il territorio ha votato, che ci rappresentano in regione, perché oltre a Urbinati c'è anche Celani, quindi diciamo due personaggi forti nel loro diciamo personaggio in se stesso, però per questo problema, perché io vedo che l'ospedale si sta facendo il vestito, però dentro è nudo, cioè non ha né mutandine né neanche maglietta intima per il freddo, qui pensiamo solo all'esterno, al fatto di bellezza, di completezza per chi passa e lo vede bello tutto quanto, però dopo dentro abbiamo queste carenze che vanno di giorno in giorno ad aggravarsi, perché tu che stai in un settore di pronto soccorso sappiamo tutti i giorni, perché non esiste al mondo, perché questo bisogna dirlo, che in un ospedale devono stare vigilantes, perché chi esercita ha paura che qualcuno lo bastoni, cioè siamo arrivati al paradosso. Esatto, aggiungo questo, non è possibile che tutte le sante settimane bisogna stare a fare la staffetta con l'ospedale di Ascoli. Esatto. E quindi quasi a farci, no, la cosiddetta guerra dei poveri. Esatto. Posso citare degli esempi, non è possibile pensare che una pediatria di San Benedetto che così ha un numero di nascite di un certo livello. Esatto. E con questo non voglio fare la guerra con Ascoli, perché è proprio questo il concetto, è una questione di territorialità. Esatto. Sulla sanità non c'è colore. Allora, non è possibile, noi dovremmo avere il doppio del personale, ma legato a quel tipo di attività. Esatto. Che si svolge. Esatto. Se oggi non vengono assunte persone per sostenere questo numero di nascite, il danno non è che si fa solo all'ospedale di San Benedetto, ma si fa su un territorio ben più vasto. Allora bisogna, a nostro parere, e su questo ci impegneremo nel 2020, bisogna mettere in atto una nuova strategia politica che dia dignità a questo Sud Marche. Qui mi pare che gli argomenti un po' si somigliano. Esatto. Sul discorso di non avere considerazione. Esatto. Quindi o ci si impegna a livello politico e ci si spende in maniera determinata per quel periodo in cui uno è impegnato, senza fare grossi programmi pensionistici. In quel periodo lì uno ci si impegna, poi si fa da parte e si dà la palla, come una partita di rugby. Esatto. Non bisogna, diciamo noi, da quando stavi in Ancona, cioè quello che, no, che diciamo che avanza, quello che dopo aver sistemato diciamo tutto quello che è il territorio che ci interessa, quello che avanza lo mandiamo nel sud delle Marche. Però siccome le tasse le paghiamo tutti in maniera indipendente, è giusto avere una giustizia per tutti. Benito, grazie, perché poi torneremo su questo argomento, anche perché qui diciamo questa diatriba la stiamo facendo con voi e anche con Saviano del Soccorso, anche perché so che quando c'è da fare qualcosa così vi coalizzate tra di voi, perché è normale, il progetto non riguarda il colore politico bensì chi sta qua. Grazie Benito. Per chiudere, adesso volevo parlare con Tonino e con Ricci, tornando sul fenomeno mareggiatici, perché ci ricordiamo quando avevamo meno capelli bianchi che furono sistemate queste scogliere. Però, come abbiamo visto a Venezia, un po' come i cambiamenti climatici che cambiano, questa massa marina che va a crescere con i ghiacciai, con tutto quello che ne consegue e con l'innalzamento dei mari, non è dei un mari, problema. Anche se l'Adriatico è quello solo che nostro, insomma ovviamente. è meno diciamo profondo rispetto agli altri, al Tirreno Mediterraneo, però anche l'Adriatico, quindi stiamo vedendo le conseguenze che sta pagando Venezia, tutta l'idea, cioè chalet che scompaiono, perché io ho visto delle immagini che avete visto anche voi, da quello che riguarda da Campice, no, ma già la nostra parlata da qui Abruzzo e Marche, cioè chalet che in molte zone sono stati sommersi, non esiste da ricostruire. Esatto. Allora ste persone, dice Ricci, che io mi ricordo dai tempi del papà, che mi ricordo dai primi anni che frequentavo Belit, Stella Marina, il famoso Belit, cioè persone che ci hanno messo i propri sudori. Allora perché ogni anno, allora se il problema è scogliere, è un dato di fatto, che facciamo come Venezia che qui
Dopo chi veramente dovrebbe andare in galera e buttare la chiave, arresti domiciliari, cioè ragazzi, ma basta, no? Allora se queste persone vogliono la guerra, come succede a Hong Kong, perché la gente sta per strada per rivendicare i propri diritti e fa la guerra, non gliene frega niente quello che subisce, anche quello che ha preso la pistolettata a bruciapelo che abbiamo visto, sono immagini crude, ma siamo arrivati a questo. Quindi allora cerchiamo veramente di tutelare quelle persone che lavorano onestamente e vogliono avere dei diritti. Sono perfettamente d'accordo con te. Il mondo si sta incattivendo contro tutte le forme di protesta che noi, a cui noi possiamo assistere su telegiornali, eccetera. Noi viviamo un problema, noi di San Benedetto viviamo un problema di territorialità, perché noi siamo la Cenerentola delle Marche, perché noi rappresentiamo il Marcuzzo più che le Marche. I soldi, quando vengono stanziati dal governo, si fermano a Pesaro, ad Ancona, certo. E qua non si vede una lira. Sappiamo che hanno stanziato almeno 250 milioni per il ripascimento delle scogliere, esatto. Noi abbiamo presentato una lettera al comune in cui chiediamo urgentemente un confronto, un incontro con il sindaco, perché questo è uno dei punti più importanti di cui noi vogliamo parlare. Il rinfoltimento delle scogliere è una cosa assolutamente necessaria, ma non parlo soltanto per i balneari, parlo per tutta la popolazione, perché l'erosione delle coste è un problema che riguarda la popolazione, non riguarda solo chi ha lo chalet o chi porta il cane in spiaggia a fare una passeggiata, riguarda tutti, perché poi il turismo è il fiore all'occhiello. Esatto. Di San Benedetto del Tronto, se non viene tutelato il turismo, che è una delle principali fonti, ma anche di perché sostentamento, penso che la nostra penisola, partendo da ovest, nord, est, sud, naturalmente, cioè, facendo il giro della penisola, se siamo una penisola, 8.000, lo dice la parola, esatto, se togliamo stessa. Anche il turismo balneare, vedete, non ci abbiamo più niente, non ci rimane niente, effettivamente è così, e quindi noi abbiamo cercato urgentemente questo incontro, speriamo che ce lo diano, perché dobbiamo parlare di queste cose proprio con il sindaco per avere delle rassicurazioni, delle certezze, anche perché ormai adesso, stiamo vivendo da troppo tempo prima del giro di boa, di iniziare già inizio 2020, che ancora stiamo a chiacchierare e senza intervenire, poi arriviamo a aprile maggio e il problema lo rimettiamo a un altro anno. Appunto, non si può tenere una categoria grossa come la nostra nell'incertezza per tutti questi anni. Già abbiamo la Bolkestein che pende sulle nostre teste come la spada di Damocle, esatto. Dico, adesso c'è pure questa storia qui del ripascimento delle scogliere, che è da tempo che si deve fare. Io dico che quando vengono elette delle persone ci deve essere continuità al di là del colore politico, esatto. Perché se uno vuole bene a San Benedetto, vuole bene alla popolazione, vuole bene alla sua famiglia, esatto. Deve perseguire il lavoro che gli altri hanno fatto. Bravissimo. E non il contrario, perché non si può remare contro rispetto a dei problemi, dei valori come quello della sanità, certo. Come quello dell'erosione delle coste, eccetera. Cioè, bisogna darsi un attimo una controllata. Per chiudere, Giuseppe. Per chiudere, io aggiungo un saluto al nostro caro, carissimo Marcello Di Finizio, che è ancora purtroppo inascoltato, una cosa assurda che può succedere solamente in Italia, in un paese senza governo, perché non li abbiamo un governo. Io li chiamo dilettanti allo sbaraglio. Dilettanti allo sbaraglio, e questi dilettanti stanno facendo un sacco di guai, tipo sulla questione della Bolkestein, sulla perdita delle imprese, eventualmente di 30.000 imprese e di almeno 500.000 famiglie che andrebbero sul lastrico. Io dico che oggi dobbiamo sostenere Marcello Di Finizio nella sua protesta, anzi si potrebbe, invece di andare a Montecitorio, si potrebbe andare sotto la Gru Ursus e lì fare un nostro presidio a sostegno di Marcello Di Finizio, perché oggi siamo diventati tutti Marcello Di Finizio. Marcello Di Finizio ha perso la sua impresa, lo suo stabilimento balneare, quello che aveva, la sua attività, per una mareggiata e poi perché è stato incendiato, insomma, ha avuto delle vicissitudini. E lui non ha mai pensato di ricostruire, no, pensato, voleva ricostruire, ma nessuno gli dava la certezza di poterlo fare, degli investimenti. Esatto. Dice, ma io investo. La direttiva Bocchisa poi me lo toglie, ma che faccio? Certo. Pago i debiti, esatto. Mi impegno, ipoteco la mia casa, che poi anche l'ha persa, ma comunque un altro discorso. Per che cosa? Ecco, oggi tutti quei balneari che hanno perso la loro attività per la mancanza di scogliere o di protezione della costa, hanno perso,
oggi si trovano anche loro nell'incertezza di cosa fare, che faccio, esatto. Reinvesto, ricostruisco, vado avanti. Allora, cari amici politici, fra poco si vota, si voterà in Emilia Romagna, e lì di Bagnini ce ne sono tanti, di imprenditori turistici, tanti, si voterà in Calabria? Sì. Si voterà in Calabria, ma poi si voterà anche nelle Marche a maggio. Ecco, io vi posso garantire che sapremo questa volta a chi dare il voto. Non sbaglieremo più. Basta o che... voi ci date le risposte, o voi ci mettete in sicurezza di continuare il nostro lavoro. Le nostre imprese dovranno andare avanti, rinnovarsi, adeguarsi ai tempi. Oppure voi andate a casa e ve lo troverete voi il lavoro, non noi. E con questo ultimo pensiero, espressione che condividiamo, salutiamo. Grazie Giuseppe Ricci, Tonino Camicioni e Benito Rossi. Grazie a voi e grazie a tutti.